Oggi parliamo di cucina, anche di sportivi, e quindi lo food, vivaistica, floristica, canapa per la carta, canapa per la stoffa, eventualmente dove invece i terreni sono buoni, e ne sono tantissimi, di terreni intatti, allora su quei terreni l'eccellenza del nostro territorio, i pomodori, il San Marzano, le pesche, tutto quello che il nostro territorio offre. Poter dare delle risposte significa fare veramente anticamorra. L'indifferenza e l'assoluto immobilismo aiuta soltanto i camorristi. La trattoria è nata anche per dare lavoro a un gruppo di pazienti psichiatrici, quasi tutti giovani. Che cosa noi abbiamo pensato? Che le attività lavorative fossero un elemento estremamente positivo per la riabilitazione. Infatti i ragazzi lavorano nel ristorante, vivono in civili abitazioni, dove la crisi può pure capitare. Ma non è quello il problema, perché è all'interno di un processo guidato e protetto dalla stessa ASL e da un sistema integrato, comuni, cooperative sociali e altro. Il vostro rapporto col quartiere? Nell'inaugurazione del ristorante ci inventammo un'iniziativa, evitammo manifesti, evitammo tutte queste cose e portammo in due giorni 600 pizze in tutto il quartiere. Ci fu una pizza in ogni famiglia di questo quartiere. Gli dicevo semplicemente: se vi piace, venite da noi. Loro oggi finanziano le nostre iniziative.